Ora, il fatto occorso a Firenze è sicuramente un fatto estremamente grave. L'ennesima tragedia, non è la prima e temo purtroppo non sarà l'ultima. Cioè, ci sono 5 persone decedute. I reati su cui dovrà indagare la Procura di Firenze saranno certamente l'omicidio colposo aggravato dalla presumibile violazione delle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, il crollo colposo e le lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli altri operai che sono risultati feriti dall'evento. Sicuramente sono capi di protezione gravi, perché parliamo di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione di norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, con pene detentive, qui parliamo di delitto, quindi parliamo di reclusione, che possono andare dai 2 ai 7 anni. Fatti del genere è bene precisare che non accadono mai per caso. C'è sempre un concorso di cause, c'è sempre un intervento umano che ha contravvenuto, può avere contravvenuto a disposizioni normative o tecniche. Ci sono questioni legate alle modalità di esecuzione e di svolgimento delle attività lavorative. A mio modo di vedere saranno diversi i soggetti coinvolti. Normalmente all'interno di un'attività di costruzione edile ci sono varie figure: il committente, l'eventuale responsabile dei lavori, i coordinatori in fase di progettazione e in fase di esecuzione, i lavoratori autonomi, la ditta appaltatrice e le ditte appaltatrici. Ci si può domandare perché, nonostante una normativa italiana ed anche europea estremamente precisa sull'argomento, continuino ad accadere tanti incidenti. La normativa da sola non basta, la sicurezza non si fa per legge. La legge sicuramente è importante, ma della sicurezza bisogna avere consapevolezza, e l'aspetto formativo, quindi la formazione, l'informazione, l'addestramento del personale a qualunque livello, tutti questi sono elementi estremamente importanti per dare quella consapevolezza di sicurezza. Molto spesso questa consapevolezza manca, però il fattore uomo, cioè la persona, l'essere umano, che contravviene più o meno coscientemente a certe regole, porta spesso alla causazione di incidenti. La formazione dovrebbe cominciare molto prima dell'attività lavorativa. La consapevolezza del pericolo cui si va incontro anche lavorando dovrebbe cominciare già nella scuola, e lo so, lo dico perché sono docente anch'io presso l'Istituto di Formazione Professionale per l'Edilizia, che ci siano iniziative estremamente forti, però spesso fra il dire e il fare ce ne corre, e molto spesso l'operatore stesso ha una scarsa comprensione del pericolo cui può andare incontro, perché non dimentichiamoci, non esistono lavori non pericolosi. Dobbiamo fare in modo che il pericolo non si trasformi in danno.